Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono FaroTube e oggi siamo qua con un nuovo video. Quest'oggi ragazzi non ci troviamo nella Faro Caverna, come vediamo, ma siamo in vacanza al mare, ma ovviamente non poteva mancare un video ignorante. Quindi per questo vi chiedo di iscrivervi al canale e mettere il mi piace, se chiaramente il video vi piace. Oggi intanto siamo qui in compagnia con Sig Vince, che già lo conoscete perfettamente, in compagnia di che l'avete visto in un video, e di un nuovo meccanico qua che abbiamo arruolato da poco, che ci aiuterà, che conosciamo da sempre in realtà, che ci aiuterà nella presentazione del nuovo mezzo. Allora, chiaramente siamo arrivati qua, come dicevo, nell'isola di Corfù e ovviamente tra tutti i mezzi a disposizione noi abbiamo preso al noleggio, cos'è? Piaggio, perché dobbiamo mantenere la tradizione. Ovviamente non c'erano Zip SP, però ci siamo accontentati di uno Zip 50 ad aria, modello nuovo. Inquadro la targa perché tanto non ci sono problemi. Dite Mbo 8519. Ok, allora Sig Vince adesso ci presenterà il mezzo. Intanto possiamo dire che lo Zip è praticamente nuovo, guardate, 1695 km, di cui 100 km li abbiamo già fatti noi, ok? Poi è sfruttato, perché è uno Zip un po' sfruttato, cioè un po' di pedati di sfruttamento. Ecco, è stato un po' sfruttato da Sig Vince quando si arrabbiava. E adesso vi spiegheremo perché si arrabbiava. Allora, intanto vabbè dai, allora abbiamo specchietto doppio, uno diverso dall'altro, perché è già pronto per la conversione 180, no? E quindi chiaramente dopo il 125 servono due specchi, ovviamente. Si può andare senza casco, però due specchi. Due specchi, senza casco, però due specchi, giusto, giusto, giusto. Facciamo vedere anche la marca, perché non sono quelle originali, ovviamente. Abbiamo Kimco che ci tira... Per massimizzare le prestazioni. No, qua ci tira via almeno 10 cavalli, infatti è piantato, dopo spieghiamo anche. E qua la gomma... Non gli hanno neanche fornito i loro. Gomma Wi-Fi, però c'è scritto Object in mirror are close than they closer. Non ci vedo niente. They appear after. Va bene, okay. Qua abbiamo, che vuol dire insomma che gli è meglio non considerare. Sì, va bene. Allora, vuol dire che li distanzi troppo per la potenza. Abbiamo qua un simbolo di certificazione, sì, quality control. Quality control, perfetto, benissimo. Tappo chiusura liquido, perché liquido non ce l'abbiamo. Sì, però volendo lo possono mettere. Però oh, aprici qua. Non l'abbiamo mai aperto? No, l'abbiamo mai aperto. Oh, la mia patente. Esatto, perché dovete sapere che a Corfù, una volta che tu... No, Ripannucci Noemi. Ah, ok. Era di una donna, infatti. Ce l'hanno loro. Ah, ok. Dovete sapere che a Corfù, quando noleggiate il mezzo, vi prendono la patente e non vi lasciano documenti, infatti non ci sono documenti, ma vi lasciano solamente un foglio che certificano che voi avete allora che... ha ragione il tizio che le danno solo alle sì tipe, infatti lo Zip lo danno solo alle tipe, perché non lo so perché, cioè, vabbè dai, Zip... no aspetta, poi vabbè guardate, chiaramente condizioni pari al nuovo, sfruttamento. Salutiamo Noemi, che era carina. Salutiamo, va bene, Noemi. Non era neanche brutto, dai. Salutiamo Noemi, ciao Noemi, che ha guidato questo Zip prima di noi. E guardate il carter, copricarter nuovo. Sponsorizzato Eni, poi. Nuovo. Oh, c'è ancora la pellicola, ragazzi. No, ecco. Togliela che poi si incassa. Okay. È come le Alfa, tipo. Esatto. Dopo lo rivendi col cellophane sugli interni. Perfetto, guarda, cioè, è nuovo. Ma l'olio dei rapporti l'abbiamo controllato. Yes, l'abbiamo controllato. Vediamo. Fa vedere qua lo stop. Stop con una macchia. No, è ancora l'adesivo. L'adesivo originale. Olio rapporti c'è. Fa vedere l'olio c'è. Rapporti. Puzza, sì, da olio rapporti. Perfetto, ora c'è anche proprio l'olio rapporti, ottimo. Ecco, vi devo fare una premessa. Allora, questo Zip presenta due problemi. Noi abbiamo scelto lo Zip proprio perché volevamo divertirci, quindi c'era Sig Vince con le Impe. Esatto. E poi comunque mezzo leggero, giusto per rimanere in tema. Però presenta purtroppo due problemi. Il primo è che, guardate un po', è piombato. Prima cosa, quindi ha la piombatura sulla marmitta, ha la piombatura nel variatore e chiaramente avrà anche la piombatura nel carburatore. E, oltre a ciò, presenta un altro problema, cioè che perde benzina. Quindi c'ha la vaschetta che perde, vediamo se qua si vede. No, adesso ho smesso di perdere, va bene, ok. Però comunque perde anche benzina.
Va bene, dai, a parte ciò, adesso dai, accendilo, facci vedere la luce che fa. Cosa sono? Gomme. Sono gli CT Tires. Se l'avevo anch'io sullo zippo. Sì, sono quelle originali, ancora nuove. Sono quelle originali. Un cazzo, infatti. Oh, quando avevo preso lo zippo, le stesse gomme. C'è ancora, c'è un muco. Bisogna fare un burnout. Aspetta, lo accendiamo con la pedalina? Come no, accendilo elettrico, sfruttiamo la batteria. Eccolo. Facci sentire il sound. Basta. Esplode la campana, maial, buona. Sfruttiamo il singolo centesimo di affitto zippo. E adesso si vince, ci mostrerà le prestazioni straordinarie di questo mezzo. Il cellulare, bel. Si vince, crash. Telefono, guardate, no. No, funziona, sì, però è un po' rotto, vabbè, dai, lo stesso, dai, facci vedere, vai, fare un po' di enduro, vai. Ragazzi, piombato, vai. Sì, ma dai, qua i telespettatori non possono aspettare. Ce la fa. Vai. Wow! Quasi. Va bene, ragazzi, allora, adesso probabilmente o decideremo di spiombarlo col fai da te, o altrimenti lo porteremo indietro per prendere un altro zip, possibilmente che non perda benzina, perché sennò qua rimarremo a piedi in continuazione. Va bene, dai, ragazzi, allora niente, se il video è stato abbastanza ignorante, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Da Corfù, da FaroTube and Friends è tutto. Un saluto, alla prossima!